Ragazze, bonjour, bonjour, mi piace sempre un sacco filmare i vlog e tipo quando vi incontro per la strada tantissimi mi dite: ah, i miei video preferiti sono i vlog. E io invece penso sempre che non vi interessino, tipo dico la mia vita sarà noiosa, cosa ve ne frega. Invece mi piace il fatto che vi piacciono, che vi piace passare tipo le giornate con noi, sapere che cosa combiniamo, anche se siamo soltanto a casa per esempio. Allora, in realtà mi sono appena svegliata, adesso chiudiamo la finestra. Scusatemi se sono impresentabile veramente la mattina, ma ormai siamo super in confidenza, direi, quindi non vi scandalizzerete se sono tipo con i capelli un disastro e completamente struccata. Tra l'altro ieri ho fatto la maschera arcobaleno e devo dire che la pelle si è ripresa, per fortuna, ero alquanto preoccupata. Comunque adesso rifaccio il letto che ho lasciato arieggiare questa mattina e dopodiché preparo la valigia perché oggi si parte per Parigi. Sì, come sapete il 14 novembre era il mio compleanno e voglio festeggiarlo a Parigi, che è la mia città tipo preferita al mondo assieme ad Amsterdam praticamente, e quindi siccome Tomas non ha più tantissime ferie purtroppo, ma riusciamo ad andare per il weekend, quindi oggi che è venerdì, non appena lui torna dal lavoro facciamo la valigia e ci fiondiamo in aeroporto e poi torniamo domenica sera. Che bello, non vedo l'ora. Il nostro lettuccio è pronto. Quando torna Tomas si preparerà la valigia, magari inizio a preparargliela già io se faccio in tempo, perché mi devo in realtà cambiare, fare la doccia, cambiare, prepararmi per il viaggio. Non credo che mi dovrò lasciare respirare la pelle oggi. In realtà stiamo avendo un sacco di problemi. Oh, qui ci sono ancora i festoni del mio compleanno. Mia mamma mi ha portato tutte queste cose tipo da compleanno da dodicenne, però mi è piaciuto un sacco, vi faccio vedere tutti i palloncini. Io ho detto: mamma, no! E lei: sì! E si è messa a gonfiare tutti i palloncini e poi mi ha portato anche questo festone con gli orsetti rosa, che è il festone più bello del mondo. E qui c'è Garou Never, il gattino più bello del mondo. Sì, il gattino più bello che esiste in tutto il mondo. Sei tutto bianco? Dove stiamo andando? Ah, qua? Ah, ok. Ah, sì, tutto bianco e un po' arancione. Che ne dite delle mie nuove ciabattine? Ho messo in pensione quella unicorno che erano ormai sporchissime, ma sto pensando di lavarle adesso queste. Sei bravissimo, sei bellissimo, sei tutto bianco. Sì, sì, sei tutto bianco. Gatto Denver, come al solito, deve essere protagonista. Sì, sì, tu sei protagonista di tutti i video, sei solo tu, sempre Garou Denver. Poi smetti di accarezzarlo e ricomincio subito. A proposito del compleanno, volevo assolutamente ringraziarvi perché non credo, io lo dico ogni anno, ma è vero, non credo. Sì, Gatto Denver, sì. Non credo di aver mai ricevuto così tanti auguri per il mio compleanno come quest'anno, davvero. Mi avete fatto gli auguri in tantissimi, quindi voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Grazie, grazie, grazie per esservi ricordati. Già a mezzanotte avete iniziato a mandarmi gli auguri, quindi grazie, grazie, grazie davvero. Altra cosa che volevo menzionare in realtà in questo video, prima che mi dimentichi, abbiamo filmato il weekend scorso dei vlog appunto con Chiara e Baso a Cortina e ho visto che sul vlog che hanno caricato loro c'era un momento in cui scendevamo dalla macchina, l'abbiamo parcheggiata tipo nel parcheggio degli invalidi, scendevamo dalla macchina e ho visto dei commenti davvero poco carini, che non mi sono piaciuti per niente, sotto appunto al video di Chiara, in cui dicevano: ma voi avete parcheggiato nel parcheggio degli invalidi, non si fa, vogliamo chiarimenti. Allora vorrei mettermi in mezzo, perché siccome si tratta di Tomas mi piace chiarire tra virgolette le cose, e se parcheggiamo dovrebbe essere ovvio tipo per tutti, ma se parcheggiamo nel parcheggio degli invalidi è perché evidentemente possiamo farlo, perché c'è un invalido in macchina, quindi non bisognerebbe nemmeno doverle spiegare queste cose, non so come dire, cioè dovrebbe essere automatico che se uno parcheggia là è perché può parcheggiare là, no? Almeno se ci seguite dovreste sapere che non siamo tipi di persone che cercano di fare i furbetti, non so come dire, cioè dovreste conoscerci, quindi se parcheggiamo lì è perché effettivamente Tomas ha un'invalidità, ha il cartellino di invalidità e potete immaginare, lui ha avuto un incidente gravissimo quando aveva appena compiuto 31 anni e è quasi morto lui in quell'incidente, ha fatto 2 mesi e mezzo di coma, ma io già ve l'avevo raccontato, però mi va di chiarire questa cosa perché non mi sono piaciuti davvero quei commenti. Quando si è svegliato ha avuto una riabilitazione lunghissima che è durata più di un anno, è stato praticamente un anno della sua vita, l'ha passato in ospedale, non riusciva a camminare, ovviamente tu esci da un coma, non è come nei film che ti risvegli subito, quindi è stata una cosa molto progressiva,
molto lenta e non riusciva a camminare, poi piano piano si è alzato dalla sedia a rotelle, poi piano piano aveva le stampelle, poi piano piano aveva solo una stampella, eccetera eccetera. Adesso, dopo 5 anni e mezzo del suo incidente, lui rimane un invalido. Perché? Perché ha dei dolori cronici alla gamba destra, tutta la parte destra del suo corpo è lievemente paralizzata. Ha questi dolori cronici, che cosa vuol dire? Vuol dire che il suo ginocchio destro è talmente malmesso che gli fa dolore costantemente. Io dovrò chiedere a Tomar se gli va bene che sto facendo tutti questi discorsi sulla sua salute, ma credo proprio di sì. E lui non ha mai problemi a parlarne, è molto aperto, poi lui è una persona tranquillissima. Però tutto questo per dire che appunto lui ha un cartellino di invalidità. Perché? Perché per lui parcheggiare la macchina più lontano, per lui che non riesce nemmeno a camminare così veloce e che ha tanto dolore, è un problema. Quindi parcheggiamo nel parcheggio degli invalidi per essere più vicini a tutte le cose, perché a questo servono i parcheggi degli invalidi. Non se non trovi parcheggio, ma sì, ok, trovi parcheggio, ma sei anche più vicino solitamente al centro. Questo gli serve perché ha difficoltà a deambulare, ha difficoltà a camminare nei periodi in cui il dolore è più acuto, poi specialmente, che è tipo questo periodo qua, perché ogni tanto, di solito un paio di volte l'anno, deve fare delle infiltrazioni, sono delle iniezioni all'interno del ginocchio che si deve fare, ne fa 5 in serie una volta per settimana, quindi per 5 settimane, in quel periodo dove deve camminare meno possibile. E adesso siamo, prossimo weekend, prossimo mercoledì farà la terza iniezione, quindi poi ne abbiamo, appunto, ne ha fatte 2, deve farne altre 3. Quindi ecco, questo solo per spiegare che non bisogna cercare la magagna ovunque, non bisogna cercare, so che il 99% di voi non è così, ma io sto spiegando perché ho visto quei commenti che non mi piacevano. Non bisogna per forza sempre cercare il motivo per criticare, eccetera eccetera. Quindi questo è quanto dovreste conoscerci. Ecco, quindi questo è quanto, e adesso è meglio che io mi dia una mossa, perché sinceramente finirò per aspettare Tomas che torna dal lavoro e non avrò combinato niente. Ho già risposto a tutte le email a cui dovevo rispondere, quindi questo sono tranquilla, però devo assolutamente ancora fare la valigia. Ma prima voglio azionare il mio iLife, e questa è una figata, io non credo di avervene parlato. Allora, l'accendiamo, si è caricato. Ok, questo è un robot che ti pulisce casa. Io, da quando ho scoperto questo coso, la mia vita è cambiata, perché praticamente lui se ne va in giro, notare, e praticamente ti raccoglie tutte le robe, polvere, peli, capelli, è fantastico. E tu non fai niente, praticamente fa tutto lui da solo. Vedete, quando trova un ostacolo si gira, va sui tappeti, se deve fare un minimo di gradino lo fa, non so come faccia, si può regolare, si usa con il telecomando, quindi non devi nemmeno stare lì, e ogni tanto lo svuoti e questo è quanto, non devi nemmeno cambiare i sacchetti. Una figata, io lo adoro. I gatti invece, aiuto, mi sta correndo dietro, i gatti invece lo detestano. Gatto Denver, volevo farvi vedere la reazione dei gatti la prima volta quando ho aperto la scatola, però era tardissimo e quel giorno non stavo filmando un vlog, perché cioè faceva veramente ridere. E a che cosa serve? Cos'è sta roba, Garo Denver? Cos'è sta roba, Garo Denver? Cos'è sta roba, Garo Denver? E lui lo guarda da lontano con sguardo sospetto, e se non si avvicina allora va tutto bene, ma i primi giorni gli correva dietro a debita distanza, ma gli correva dietro. E poi tutti mi chiedete, ah, eccolo, eccolo, sta tornando il mostro. Ah, ok, non si avvicina, ok, bene, pericolo scappato anche questa volta. Garo Denver e gatta Stellina, mi dite tutti, ma dov'è gatta Stellina? È qua, lei è qua, sonnecchia, ogni tanto va a far la pappa, ogni tanto si fa un po' le unghie sul grattino. Ieri abbiamo avuto amici che l'hanno coccolata un sacco ed era molto molto contenta. Ogni tanto la spazzolo, le taglio le unghie e questo è quanto. Ma lei non viene quasi mai nel mio studio, non gliene frega niente di stare in videocamera, ed è una gatta molto pacifista a cui piace fare la nanna. Quindi non mi va di romperle le scatole per metterla davanti alla videocamera. Se non la vedete tantissimo è perché lei è una gatta molto appunto tranquillona e le piace stare qua e fare la nanna, mentre il gatto Denver è un gatto molto partecipe, vero caro Denver? Sì, Garo Denver. Dovevo assolutamente presentarvi il mio robot preferito al mondo, perché mi ha letteralmente cambiato la vita. Io non riesco più a vivere senza di lui. Se voglio
fargli fare soltanto una stanza, all'impostazione si fa tutti i contorni della stanza e poi va al centro, oppure lo lascio andare in giro così. Si può anche programmare con il telecomando, non ho mai utilizzato la funzione di programmazione in realtà, perché lo accendo, poi lo spengo quando sono a casa e poi quando è scarico da solo se ne torna alla base. Ah, eccolo. Oddio che paura. E poi sì, la figata è che quando è spento da solo, non so come faccio a sapere dove sia la base, ma se ne torna alla base si mette in carica da solo. Molta soddisfazione, provate ad immaginare, non devi fare niente, tu sei seduto sul divano e vedi sto coso che va in giro e ti pulisce casa, è fenomenale. Comunque adesso è meglio che mi faccia la valigia, se no veramente per Parigi non partiamo. È tornato a casa Pupetto. Ciao Pupetto, ciao. Come è andato sulla vola? Bene, come sempre. Raccontaci cosa hai mangiato oggi in mensa. Che dovete sapere che Tomasz in mensa mangia sempre un sacco di roba buona. Primo, secondo contorno dolce, vai. Oggi ho mangiato pasta, cioè sì. Penne, sì. Con i, noi diciamo, pedoci. Ah, ah, mica male, ah, perché è venerdì, quindi venerdì pesce nella mensa, sì, aziendale. Sì. Io lo invidio sempre un sacco, io tipo mangio un cracker e lui invece tutti questi prelibatezzi. Allora, la pasta con le cozze, poveri. Poi ho preso invece... Pure, ancora. Anzi, diciamo contorno, perché era una verdura cotta. Ho preso cavoli. Cavolfiori. Questi non te li invidio. Cavolfiori e poi ancora fagiolini. Ah, però e poi basta, niente dolce, pizza oggi, gelato, niente. Niente, però, che scarseggia immensa. Però mi sono portato con sé, ho portato un budino alla vaniglia. Ah, c'era sempre la mela. Ah, c'è sempre il budino. Però l'ho portato a casa e lo mangi dopo, dai. Che non me li molla mai a me i budini, però, c'è da dire, sempre solo per lui. E nasconde gli stroopwafel quando abbiamo ospiti per mangiarseli lui. Vergognati! sono buoni! Bisogna che facciamo la valigia. Dai, ti lascio fare la valigia. Finito con l'intervista. Mm. Anch'io devo andare a prepararmi la valigia, che per 2 giorni prendo quella grande. Enorme. Sarà esagerato, ma chi se ne frega, devo avere un sacco di roba da cambiare. Ok, la valigia è quasi pronta, sono molto leggera perché tutte le cose di valore le metto nel bagaglio a mano, in realtà, quindi avrò un trolley piccolino. Prendo la Givenchy con me e poi la boy bag, insomma quella nude. Ho preparato degli outfit carini, spero, e sono molto fiera di me stessa, tra l'altro, perché tutto il mio make up sono riuscita a farlo stare in questo beauty case che vi faccio vedere. Ecco qua, ho preso la palette e poi ho un sacco di robe mini, tipo la cipria mini, la primer potion mini. Guardate la hula da viaggio, è fantastica, super super sottile. E poi appunto fondotinta. Adesso, dopo un po' che uso quello di Deborah Milano, voglio provare a riutilizzare il Born This Way. Mini primer, mini finish spray, mini primer, insomma tutto mini. Voilà. E adesso devo soltanto ancora preparare il beauty case con le cose per la doccia e la skin care. Poi ho finito. Eccoci in viaggio, stiamo facendo benzina. Anzi, Tomas sta facendo benzina, non so se lo vedete. No, non si vede. E dopodiché appunto partiamo verso l'aeroporto di Venezia, perché partiamo da Venezia. Ho preso un sacco di roba, tipo 2 valigie. Però poi come al solito metà della roba non la uso. Ma stavolta credo di essere stata brava. Non ho preso, cioè... Penso di aver preso solo cose che userò davvero. E sono completamente struccata, ma mi sono fatta la doccia ma non mi sono truccata, perché quando arriviamo praticamente saranno le 11 di sera, andiamo direttamente in hotel e a dormire, credo. Quindi non mi servirà, forse editerò questo video in realtà questa sera, ma quindi non mi sono truccata. E quindi ho una pettinatura tipo assurda. Notare Tomas che in pieno inverno esce dalla macchina con il maglioncino di cotone. Non si fa! Non si fa! Sei caldana! Come al solito Tomas e le lezioni di Triestino. Ha detto che fa tanto caldo, questa è la traduzione. Devo sempre fare le traduzioni dal triestino o dallo sloveno per voi. Comunque, adesso abbiamo... Allora, se tutto va bene, non c'è traffico, tipo 1 ora e un quarto, 1 oretta fino a Venezia. Però l'ultima volta abbiamo beccato 6 km di coda e abbiamo fatto praticamente tutta la strada sulla statale fino all'aeroporto, quasi, fino alla tisana, tipo. Quindi spero che sia scorrevole il traffico.
traffico e così possiamo appunto arrivare direttamente dall'autostrada. Ma se tutto va bene abbiamo un'oretta, se dobbiamo fare la statale 2 ore, ma siamo partiti con largo anticipo, quindi sperando che EasyJet non faccia lo stesso ritardo che abbiamo avuto quando siamo andati ad Amsterdam, tipo 4 ore o 5 ore, una cosa allucinante, e non vedo l'ora di arrivare a Parigi. Ah, e per la cronaca volevo farvi vedere il tesserino di invalidità di cui vi parlavo prima. E quindi questo è quanto e si parte. E la felicità di Pupetto, che ha trovato le scarpe del numero giusto, perché le aveva prese la volta scorsa in aeroporto ed erano di un numero troppo piccolo. Devi sempre ascoltare tua moglie, che ti dice prendi il numero giusto, e tu no, mi sta il numero 41, invece no, e poi ti fanno male e le devi cambiare. Però tutto bene quel che finisce bene, perché avevano il numero, sì, e l'hanno cambiato. Anche il numero 41 non è mai stato il mio numero. Non ho avuto neanche una scarpa. Tu pensavi si fossero rimpicciolite nel frattempo. Sei contento? Sì. Gate 12, ah, di qua. Gate 12. Ultima chiamata, Parigi Charles de Gaulle. Dovrebbe essere... Dov'è il 12? Oh mio Dio, stanno chiudendo il gate. Muoviamoci. Eccoci, siamo qua. And seatbelt fastened. Stiamo per partire. We wish you a pleasant flight with EasyJet. Parigi, arriviamo. Parigi, arriviamo. Sì. Siamo arrivati a Parigi. Poi, evviva! Eccoci arrivati nella nostra stanza, vi faccio un piccolo room tour che sarà davvero piccolo perché la stanza è carina ma piccolina. Questo è l'armadio, il letto. E qui ci sono un sacco di goloserie. Questo è tipo il mini bar, un altro armadietto. C'è lo spazio per la valigia. Pupetto, Pupetto, Pupetto. Qui credo ci sia la TV dietro allo specchio. Ci sono... No, è qua. Io... È qua. Ah, è qua. Ah, quindi questo è solo uno specchio. Sì. Ok, buongiorno. Poi qui ci hanno lasciato un biglietto con questo regalino, che adesso vedremo che cosa c'è. E poi... poltrona, quadro. Sono tutte belle le stanze di Parigi, anche se sono un po' piccoline. Che cosa c'è qua fuori? Oh, bello! Bello! Fa freddino, eh? E poi di qua c'è il bagno. Eccoci qua. E la vasca. Voilà. Voilà. Adesso ci cambiamo, ci mettiamo comodi. Noi siamo già pronti per andare a nanna. Vi auguriamo la buonanotte. E domani nuova giornata a Parigi. Buonanotte.